aspetto di riciclaggio, se no guadagnerei molto di più di quello che guadagno, ma di antiriciclaggio. Però tu hai fatto un errore che è molto comune, molto comune, perché anche nelle interviste sui giornali, varie Rai, anche l'altro giorno, una mattina, sono stato citato un esperto di riciclaggio, che vorrei tanto essere, visto che i guadagni dei riciclatori vanno dal 300% in su delle somme investite rispetto a quello che l'antiriciclaggio dovrebbe essere, no? Dovrebbe essere un must, è una legge. Diciamo che l'esperto di riciclaggio, nel senso che del reato, vi deve dire propedeuticamente, subito, un flash, se mi permettete, senza fare il professore, ma nemmeno l'università lo facciamo questo, che cos'è il riciclaggio, giustamente richiamato? È un reato, lo sappiamo tutti, ma come si fa il riciclaggio? Sappiamo tutti che riciclare significa mettere qualche cosa, come la spazzatura, no? Riutilizzare qualche cosa che potrebbe non essere utilizzato. Cos'è che non si può utilizzare, la mafia non può utilizzare? I soldi che prende dai reati. Non li può utilizzare se non li lava, no? Parliamo di lavaggio di denaro sporco, è sporco perché viene da delitti e va investito nei circuiti economici, come è stato ricordato anche da chi mi ha preceduto. E c'è un problema che la mafia ha, è quello di questa accumulazione di ricchezza che diventa infruttifera, e nessuno di noi si vuole tenere a casa i soldi sotto il mattone, se ne ha da parte perché vuole investirli. Poverini, questo è lo stesso successo, dobbiamo anche capirli, insomma, vuole investire i soldi che hanno. Come fanno? Beh, se vanno a fare delle operazioni loro sono maggiormente investigabili e maggiormente tracciabili, le fanno fare a delle persone che sono i colletti bianchi di cui si accennava. Quindi per fare il riciclaggio, il reato più facile da fare del mondo, il più difficile da scoprire ma il più facile da fare, serve, basta anche un bambino. In testa un libretto di risparmio a un bambino, ho fatto il riciclaggio, ho un telefonino, faccio del riciclaggio con una telefonata alla banca, con il mobile banking, come viene chiamato adesso, e cioè un'operazione conclusa con il telefonino. Con una carta telefonica, con un biglietto delle Ferrovie dello Stato, è stato inventato anche questo, con una... non pensiamo ai 100 euro, alle valigette di euro che circolano nel mondo, il riciclaggio non circola più attraverso le valigette di euro, di dollari, eccetera, anche se ancora questo si fa, ma è molto residuale. Perché è facile farlo? Perché si fa con operazioni tutte identificabili, tutte tracciabili, tutte inoppuntabili dal punto di vista legale. Dice, ma come, il riciclatore deve far arrivare i soldi senza che se ne accorga nessuno? Ma senza che se ne accorga nessuno lo deve fare qualcuno che è assolutamente insospettabile. Il riciclaggio è il classico reato da white collar, no? È il classico reato che fanno le persone come me e voi che sono appunto assolutamente insospettabili e compiono delle operazioni quotidianamente riferite all'economia, legali immobiliari, finanziarie, bancarie, tutto quello che volete, e assolutamente conformi a legge. Ecco perché è difficile ritrovarlo. Gli investigatori lo chiamano reato trasparente. Sapete perché è trasparente? Perché voi potete riuscire a filmare un'estorsione. Le nostre forze di polizia sono brave ad acchiappare i mafiosi con le intercettazioni ambientali, telefoniche, quello che siano, quindi tu filmi il mafioso o l'estorsore, il reato è filmato, è una prova. Filmi una rapina, filmi un omicidio, provati a filmare un riciclaggio. È purtroppo impossibile, perché io sto andando in banca a versare 100.000 euro che mi sono stati dati dal mio amico che fa nel contempo estorsione, gli ha estorti a degli imprenditori, racket del pizzo, io sono una persona rispettabile, al contrario di quello che tu dicevi, e vengo ritenuto ancora un minimo rispettabile, e quindi evidentemente spesso dei colleghi avvocati come commercialisti sono al centro di operazioni di riciclaggio perché si pongono come intermediari, ahimè, e vanno a depositare sui propri conti, ovviamente a fronte di prestazioni tutte fatturate. Oggi il riciclaggio si fattura, i riciclatori sono diventati onesti, già a pensare, cioè loro fatturano tutto. Questi soldi arrivano in banca. Beh, qualcuno può dire, filmandomi mentre entro in banca, che io sto commettendo un reato. Io sto entrando nella casa del denaro, dove ho il mio conto corrente, e sto versando dei soldi. Qualcuno può dirmi, me ne sto occupando con la commissione antimafia, proprio oggi è stato discusso dal presidente Pisano, la mia relazione
sui giochi, l'infiltrazione nel settore dei giochi, della criminalità organizzata. Qualcuno può dire che uno esce dal casinò con un assegno datogli dal casinò per una vincita che ha ottenuto e che questi abbia fatto riciclaggio? Beh, a fronte di quello, in un'indagine recente, si è scoperto che delle persone entravano con una serie di assegni al di sotto della soglia di legge, datigli dalle persone usurate, quindi erano assegni dei poveracci che dovevano pagare perché erano sotto usura, andavano a cambiare questi 20.000 euro, diciamo ad esempio, li davano alla cassa del casinò, 20.000 euro poi se li facevano dare di fish, andavano a giocare, fingevano di giocare, perdevano perché il riciclatore può anche perdere, ovviamente non gli interessa il guadagno, ma il guadagno è già realizzato dal lavaggio, l'unico crimine che rende anche su operazioni in perdita, l'unico, fino al 50% di perdita è tutto guadagnato. Quindi questi perdevano 1.000 euro, tornavano con 19.000 euro alla cassa, dice beh, ci sono rimasti questi, non vogliamo più giocare, andiamo via. E la cassa del casinò rilascia l'assegno del casinò intestato a me. Io esco fuori, mi ferma qualcuno, beh, dico, ma ho vinto cosa? Ho vinto, ho perso, no? mi vorrai dire che sono riciclatore? Ovviamente appostamenti della DIA, degli uomini della DIA, della Guardia di Finanza, con uomini con i quali ho avuto la fortuna di lavorare, ho la fortuna di vedere come lavorano, vi posso assicurare che grazie a loro questo paese ancora va avanti, e con giornate e giornate di appostamenti, eccetera, si scopre che questi, e li puoi contestare il riciclaggio, se no a delle persone che giocano tu il riciclaggio non lo puoi contestare. Ci ho premesso, perché poi so che ho poco tempo, ho un'altra ora e mezza, e cerco di andare al sodo, perché poi se no mi appassiono troppo. Senza riciclaggio, quindi, cadono tutti i reati presupposti. Abbiamo problemi di disoccupazione senza riciclaggio. Mafiosi, terroristi, tutti a casa. Rimandi tutti a casa. Creerebbe un problema sociale. Perché tu gli togli... Senza riciclaggio non si fanno reati. Senza riciclaggio non si fanno attentati. Senza riciclaggio non si fanno affari sporchi, ma anche puliti. Quindi se tu blocchi, come il grande Giovanni Falcone diceva, aveva intuito, per questo è morto, se tu blocchi i flussi criminali, se tu rintracci da un assegno arrivi alla ricchezza, hai fatto molto di più di un'operazione militare, che pure ci vuole, di posto di blocco in mezzo alla strada, dove prendi 30 le stufate. Se tu gli togli milioni di euro che si guadagnano così, li hai uccisi. Ecco perché la lotta alla criminalità organizzata vera si fa con il riciclaggio. Allora, da questo punto di vista, la repressione è stata affiancata dalla prevenzione, e qui siamo stati coinvolti un po' tutti i cittadini, siamo stati i primi in Europa, una volta nella vita, a recepire per tempo una direttiva nel 91, che oggi è la legge 2007 invece, contro il 231-2007 sul riciclaggio, non cito le leggi, ma i principi delle leggi quali sono? Sapete tutti della limitazione del contante, perché la vivete ogni giorno. È vietato utilizzare il contante entro certi limiti, peccato che la nostra ignoranza, spesso è l'ignoranza anche di chi dovrebbe farci utilizzare il contante, sta creando un panico ingiustificato, perché sapete che l'ultima manovra ha abbassato la soglia dei contanti da 5.000 a 2.500 euro e molta gente, molti italiani hanno capito che se vanno in banca devono chiedere il permesso per prendere i loro soldi. Voglio tranquillizzare, le banche non possono trattenere i soldi dei cittadini, devono dare i soldi che il cittadino richiede. Il cittadino si deve ricordare che quando esce, se spende questi soldi con un privato, quindi i versamenti tra privati, non possono superare i 2.499 euro e da 2005 in poi ci vuole un mezzo tracciabile, il famoso assegno non trasferibile, la carta di credito o il bonifico. Una prima misura. Una seconda misura di prevenzione, perché non stiamo parlando di repressione, di prevenzione è quella della registrazione delle operazioni che ciascuno di noi fa presso un intermediario finanziario, oggi anche presso gli studi degli avvocati, sapete anche le case da gioco, case d'asta, eccetera, eccetera, una registrazione che non è una blacklist di cattivi, di coloro che hanno movimentato più di certe somme in un certo periodo di tempo, nei 7 giorni 15.000 euro. Perché? Perché resti una traccia affinché si possa un giorno filtrare i dati, invece di andare a fare la sommatoria di tutte le movimentazioni che ho fatto in un conto corrente, me li ritrovo in un archivio a parte. Molti hanno capito che questo archivio è un archivio, ripeto, di cattivi, vanno in banca e dicono, ma se io verso o prelevo, vado a finire in un archivio, mi segnalate, mi denunciate. E purtroppo questa normativa tanto vituperata e tanto difficile per qualcuno si palesa invece così facile nel momento in cui pensiamo che ovviamente nessuno ci può arrestare se noi spendiamo i nostri soldi. In banca si può prelevare sul proprio conto
Perché c'è un solo presupposto, non lo dice nessuno, lo dicono le leggi bancarie e il codice civile, fino a quando ci sono dei soldi sul proprio conto. Da un altro conto si può anche prelevare, o con la delega o con la pistola. Tu puoi prelevare da conti di altri con la delega, se sei italiano, se no con la pistola, si chiama rapina, ma non c'entra niente con la normativa antiriciclaggio. Però noi continuiamo a dire che uno non può andare in banca. Ho visto articoli di giornale giorni fa e mi sono sbracciato come presidente dell'AIRO, ho ricevuto lettere, proteste, ma tu non dici niente, lo sto dicendo dappertutto. Ci sono le banche che mi dicono deve prelevare 2,5, dici no, mi dovrebbe tornare, facciamo 2,4 e poi mi torna l'altra settimana e mi prende i 100 euro di differenza. E cerchiamo di capire che il riciclaggio è tutt'altra cosa, eppure la normativa di riciclaggio è tutt'altra cosa. Tant'è che, quanto ciò, tant'è che parlava Tano Grasso, mi dispiace che Tano Grasso sia andato via, parlavamo di imprese, gli effetti sull'economia sono devastanti, ovviamente le imprese sono spiazzate totalmente, concorrenza zero, possibilità di aprire locali zero, perché se apri il locale a fianco a quello che campa con riciclaggio, quello c'ha i soldi a buon mercato, te devi andare a farti il prestito in banca. Effetto sull'economia, droga sull'economia, tassi di interesse, formule matematiche che saltano tutte quante. In questo periodo chi pensate che stia investendo sui mercati? Lo ricordava l'amico della CGE, solamente la mafia, con l'hanno riciclato. In questo periodo è la mafia che investe. E tutti i movimenti che si vedono in borsa, pensate che si stima che il 50% dei movimenti che ogni giorno passano dalle borse mondiali provengano dalla criminalità organizzata e da riciclaggio. Concludo, la proposta che lancio qua, ringraziando Luigi Ricciotti, tutti quanti voi Libera per avermi chiamato come presidente di AIRE, ma certo, ma la proverò anche in commissione antimafia, ne ho fatte tante. È quella che noi dobbiamo anche mettere, perciò volevo dirlo a Tano Grasso, sulle imprese che sono soggetti attivi e passivi di riciclaggio. Sono attivi quando lo fanno, l'impresa mafiosa si presta a fare il riciclaggio. Passivi perché lo subiscono. Allora proponiamo di mettere la tracciabilità dei flussi attraverso una contabilità separata, affiancata, senza dar nome alle contabili. Sopra per esempio i 50.000 euro di proposta che facciamo di aria, tutti i pagamenti delle imprese sopra i 50.000 euro in entrata e in uscita registrati in un apposito archivio come fanno le banche, i sistemi informatici oggi consentono di fare tutto in tempo reale, non c'è un aggravio adesso di costi, lo stesso commercialista ti può fare una registrazione se vuole, ti può fare la registrazione anche di questi movimenti e soprattutto, poi qui il Presidente potrà dire meglio di me, le camere di coinvolgere quindi le camere di commercio anche per la segnalazione delle azioni sospette. L'imprenditore deve avere non solo il potere di denuncia, questo speriamo che lo eserciti di più, forse è più discreto dargli quell'onere o diciamo facoltà che hanno le banche di segnalare le operazioni sospette in forma anonima alla Banca d'Italia, che poi approfondisce, come forse qualcuno di voi sa, deve fare indagini finanziarie e poi le passa alla polizia. Forse con un sistema di anonimato del genere riusciamo a ottenere una rete di protezione che sia, o di prevenzione, chiedo scusa, che non proteggerà mai dal male, ma certamente sarebbe un contributo al mio giudizio, al nostro giudizio rilevante nella tracciabilità dei flussi, perché la tracciabilità, la rintracciabilità dei flussi è la vera nemica della mafia. Ti ringrazio. Grazie.